Amici, buongiorno e ben ritrovati col vostro Luca Wild. Anche oggi faremo un trekking. Siamo a Brentino Belluno, che è questo paesino che c'è qua sotto. Quella è l'autostrada che collega l'Italia all'Austria, quindi che va verso il Brennero. Qui c'è una croce che è simbolo di questo cammino che va verso la Madonna della Corona. È un cammino che abbiamo già fatto, ma oggi faremo una deviazione per andare in un ponte tibetano. La giornata è perfetta, ci sono 25 gradi, clima ottimo, non fa caldo e la salita già mi ha fatto venire un po' di fiatone. A dopo! Eccoci qui, volevo farvi vedere una parte del sentiero che porta alla Madonna della Corona, che è bellissimo perché è scavato nella roccia, tutto pieno di gradini. Guardate che bello, c'è anche la corda da ferrata, ma vabbè, non è necessario. E questo pezzo di sentiero è tutto così, quindi tutto scavato nella roccia, è caratteristico. Dopo circa un'ora di camminata in salita siamo arrivati al bivio, quindi da una parte si sale e si continua verso la Madonna della Corona, scendendo per questo sentiero invece si raggiunge il ponte tibetano e Malga Orsa. Attenzione per esperti, c'è scritto, speriamo che non sia così. Il cartello che c'è all'imbocco, quindi andremo a fare questo punto. A dopo, vi faccio vedere uno scorcio della Madonna della Corona. Guardate che meraviglia, eccola lì, incastonata nella montagna. Vi faccio questo video adesso perché poi non so se che facciamo si vede. Beh, nel frattempo il percorso continua, non è ripido, ci sono burroni vicini, quindi fino ad ora tutto bene. Vediamo come si evolve poi la cosa. Beh, Franci saluta! Ecco il saluto di Franci, non deve mancare mai. A dopo! Bene amici, dopo circa 40-45 minuti siamo arrivati al ponte tibetano che si intravede da lì e poi ve lo faccio vedere meglio. Intanto questo è il torrente, guardate che meraviglia, che fa questi salti e crea delle pozze. Magnifico. Allora, praticamente leggevamo che questo è uno dei torrenti più conosciuti, dei canyon più conosciuti delle Alpi. Ma sinceramente mi sembra strano, ma se è scritto forse un fondo di verità c'è. A quanto pare qui sotto fanno canyoning o comunque quelli con le funi che attraversano i canyon. Ecco, questo è lo spiazzo, praticamente l'imbocco del ponte, il nostro pranzo, e adesso vi porto insieme a me ad attraversare il ponte, che è un ponte nuovo perché è stato realizzato nel 2020, quindi molto solido, oscilla pochissimo, è lungo circa 34 metri, sicuro al 100% perché i parapetti sono molto alti. Ed è caratteristico il balzo che si fa in giù nel canyon, eccoci qua. Altezza massima 24 metri. E siamo in un punto molto bello del bosco. Una vegetazione fitta.
ed è un piacere stare qua in mezzo alla natura. Questo è l'altro versante del canyon che devo dire che scende un bel po'. Mi piacciono i ponti tibetani. Sì, questo effettivamente, essendo recente, non ha, diciamo, le caratteristiche di un vecchio ponte tibetano, ma in quanto sicurezza sicuramente è più stabile. Bene, noi adesso continueremo verso una malga abbandonata e poi torneremo verso Brentino. Quindi a tra poco. Ecco la parte wild del trekking. Vediamo di attraversare questo, diciamo, questo torrente con l'aiuto del carro. Beh, diciamo che dopo questa velocissima attraversata del torrente, che non era niente di che, tra l'altro ci sono dei rottami che non so come sono arrivati qua. Ecco qua il fiumiciattolo che poi scende all'interno del canyon. Bene amici, eccoci arrivati alla meta del nostro trekking, che è questa fantastica malga. Ovviamente fantastica per il modo di dire, perché è tutta abbandonata e anche diroccata. Siamo in una, diciamo, radura molto bella, tra l'altro. Quindi c'è questo pianoro verde con una vista magnifica sulla montagna. Sai che mi punge? Franci qua mi fa gli scherzetti perché sto giocando con una mantide. Mette sul braccio e la mantide mi punge, mi rompe la scatola. Lei ride intanto. Bene, ora abbiamo il sentiero del ritorno che è circa un'oretta per andare verso Brentino. Quindi un'altra passeggiata e abbiamo concluso il nostro trekking. Ciao a tutti da Veio, Vaio dell'Orsa. Ale, ciao! Il sentiero di ritorno verso Brentino ci offre un magnifico panorama, soprattutto del santuario, che è lì abbarbicato nella montagna. Il sentiero che abbiamo fatto poco fa è là in mezzo a quei boschi. La giornata c'è un po' di foschia, quindi il panorama non è fantastico, ma a noi piace anche così. Il trekking di oggi termina nel paese di Brentino. Siamo in una delle piazzette principali, ci sono un po' di cartelli, ponte tibetano, Madonna della Corona, un po' di sentieri, una fontana che non ci disseta perché è vuota, accidenti. Niente, praticamente un trekking di 4 ore e 10 per una distanza di 10 km. Questo è il punto da dove siamo partiti questa mattina. Questa bella scalinata che al momento non vorrei fare, sinceramente. Beh, un trekking sicuramente adatto a tutti, a parte un po' la discesa un po' ripida, pietre, qualche punto in cui bisogna tenersi, ma tutto sommato fattibile. Quindi assolutamente consiglio questa camminata sia per i panorami del santuario che anche per i panorami di boschi, torrenti e anche di un bellissimo capriolo. Qui dal vostro Luca Wild un saluto anche da Francesca. Ciao, sempre super timida. Al prossimo trekking. Ciao!